Sono appena tornato dalla visita ortopedica. Mi hanno concesso una sola stampella. Ma la cosa più bella, e vedete il mio sorriso, ho l'ok per andare in bici. Toto, fidati, con infortuni del genere, scordati della bici, scordati di fare quello che facevi. Aspetta, qualcuno sa che giorno è oggi? Scusate? Mercoledì 30 agosto. Quando è che mi avevano operato? Sfigati. Quei babbi che hanno commentato, non tornerai mai. Io vado in bici, voi state lì a aspettare. Raga, adesso finalmente vado giù e primo giro in bici dopo l'infortunio. Adesso dobbiamo trovare il modo di attaccare la stampella alla bici. Avete presente i velcretti per far su i cavetti che avete in casa, che ne so, il cavo? Ne avevo comprati un po'. 2 hours later. Bici pronta, bici stampellata. Ho scelto chiaramente la bici elettrica, perché così se trovo una salita, siccome non posso ancora spingere al 100% con la gamba, metto in turbo e salgo come niente. Anche perché c'è da tener conto che non mi posso alzare in piedi sui pedali, cioè io posso solo star seduto sulla bici per adesso. Devo salire. Già salire, non so se è meglio qui. Ostia, alzare la gamba questa qui, no. Quindi, dall'altra parte, piano piano, tac, sono su. Tra l'altro, devo salire da dietro, è vero? Mi facevo scorrere la bici da dietro. Che scemo, non ci ho pensato. Primissima pedalata, raga. Ok, ostia. Oh, ginocchio, raga, madonna. Oh, non mi fa male la gamba? Ginocchio. Adesso che ho giù la selle, sto pedalando con giù la selle, il ginocchio si flette completamente e non credo di averlo mai piegato così tanto nell'ultimo periodo. Ginocchio mi fa male, non la gamba. Guardate, comunque alziamo la sella. Tac, oh, eccoci qua. Madonna, madonna, raga, sto pedalando. Non è vero, sto pedalando, cazzo, sto pedalando. Vaffanculo. Figa, proprio adesso deve arrivare quello lì. No, mi stava già facendo cartellare di brutto. Pazzesco. No, vabbè. Raga, non sapete il sorriso c'ho in faccia in questo cazzo momento. No, c'è la signora, bro. Minchia, non so se sono in più impedito io o la signora in questo momento. Non è vero, raga. Voi sapete cosa vuol dire risalire in bici dopo un infortunio del genere dopo 30 giorni? Però devo stare molto attento. Fatality. Puttana, pedoni di merda che mi fanno non scendere dal marciapiede. Non vedi che c'ho la stampella sulla bici? Non sarà il video più bello del mondo dove tricco, dove giro in bici, dove faccio salti, ma una pedalata che configge quei brutti pensieri che uno ha quando si fa male. Io ero assolutamente certo che sarei tornato in bici dopo poco. Non avrei scommesso, sinceramente. Se mi aveste chiesto quando ero per terra, quando mi sono fatto male, da lì a un mese sarei tornato in bici, però avrei detto ma no, assolutamente, ma raga, ma mi pare. Porca puttana, sono qui. Sono cazzo qui. Ora direzione Monza Pizza Bike Park. Andiamo a vedere un po' cosa stanno facendo gli altri ragazzi al park. Stanno andando da fare, stanno sistemando un po' tutto. E li accoglierò col mio fucile. Miracolo! Sono venuto a provare i salti nuovi. Non ci credo che sei già tornato. C'è una malattia particolare qua? Beh, hai scelto il lavoro di merda, devo dire, proprio. Te alle 4 del pomeriggio d'estate con su figale. Senti com'è liscia la pelle. Non è il tuo capello? Aggiornamento dall'alpeggio. Faustina! Adesso aiuto ancora un pochino i ragazzi qua. Poi prendo su la mia bella bici e si yubabà. Così per una volta loro sgobbano al posto mio. Stampa. Non credo che mi porterò la stampella, eh. Non so se voi lo vedete, ma siccome questa appoggiava qui, mi ha già grattato tutto il telaio qua. Stampella. Adios. Guantino del Toto e, immancabile, l'occhialettino di Autoff. E a proposito di Autoff, fatemi partire e vi spiego cosa stanno facendo questi scienziati pazzi veramente di Autoff, perché sono ormai degli scienziati pazzi. Mi sforzerò fino al primo tornante di rimanere in eco. Basta. Direi che si va in turbo. Oh, cazzo, mi verrebbe già voglia di impennare. No, dai, dopo. Vediamo se è comoda sta panca. Oh, come sono comodo sulla mia bella panca.
Raga, ormai out off, l'avete già visto e rivisto sul mio canale. Questo occhialettino è out off ed è l'occhiale col pannello solare. Ve l'avevo fatto vedere le prime volte sulla mascherina da sci, perché loro nascono proprio in ambito freestyle, sci e sport invernali, con le mascherine con il pannello solare. Poi hanno fatto questo Bot 2 qui, l'occhiale fantastico, perfetto per la mountain bike. Recentemente mi hanno chiamato e mi hanno detto: Toto, quest'anno presentiamo ben 3 nuovi prodotti. E quindi raga, 2 giorni fa siamo andati proprio all'inaugurazione di Out Off, una festa fighissima. Tra l'altro inauguravano sì nuovi prodotti, ma anche questo nuovo capannone, la loro nuova sede fighissima, raga. Intanto salutiamo il capo di Out Off. La tua nuova azienda? Sono io lo sponsor. Ci hanno fatto vedere durante la presentazione chi è tutto il team di Out Off, anche perché io non avevo mai visto tutti loro. Però la cosa bella è che comunque rimangono dei ragazzi appassionati. La cosa più bella nei miei confronti è che loro sono appassionati di freestyle, in particolare freestyle sci. Tanto che anche l'R&D di Out Off, se non vi ricordate, anche lui ci dà dentro col freestyle sci. Provo switch 3. Soprattutto con le secche. Comunque la serata è iniziata con la presentazione di questo nuovissimo occhiale, il V1. Si può dire che è l'occhiale da sole più versatile che esista. Come sapete, loro fanno l'occhiale col pannello solare che si scurisce e si schiarisce automaticamente. Questo nuovo occhiale, oltre ad avere un nuovo design un po' più casual, meno solo da bici, hanno aumentato ancora di più il range che copre l'occhiale. Mentre prima arrivava a un quasi trasparente fino a una condizione di luce forte, che comunque non è un occhiale specchiato, adesso con questo nuovo V1, raga, copre tutto, cioè veramente l'occhiale perfetto. E infatti non vedo l'ora che me lo mandino. E uno dice: vabbè, avevamo presentato il boom, sarà finita lì. No! La visiera per i caschi da moto da strada. Hanno veramente creato un vero nuovo business. Perché non l'ha ancora mai fatto nessuno? Loro l'hanno fatto per primi. Sono veramente ragazzi in gamba che hanno voglia di fare. E si vede dove sono arrivati semplicemente in pochi anni, da quando hanno fondato l'azienda. Il terzo prodotto invece che hanno presentato è ancora in fase molto embrionale, è l'occhiale da vista, sempre con la stessa tecnologia. È ancora un progetto. Comunque a fine serata ci hanno fatto provare veramente gli occhiali. Per esempio Ivan, che non li ha mai usati, ci è rimasto male nel vedere che range di luce copre. Porco zio, ma sei serio? Ma quanto... No, si vede così, ok. Così si vedeva. Porco dio, zio. San Genisio. E bisognerebbe salire di lì, bro. Sono venuto qui con Ivo, con la moto elettrica. E non mi ricordo però da dove cazzo siamo saliti. Siamo bene, eh? Primo giorno in bici. Il dottore ha detto: sì, sì, devi pedalare. Non vedi che sto andando a pedalare, dottore? Oggi rischi for the biscuits. Vabbè, vediamo. Madonna, se scivola. Non sto mettendo forza sui pedali. C'ha il turbo della madonna sto motore qua. Cazzo, va qui. Ostia madonna. Ma che cazzo dici? Dai, è un torrente. Mica doveva essere la prima pedalata easy. Ok, decisamente un pedonale. In realtà sapete, raga, che sulle bici elettriche, se schiacciate pulsante sotto e il più così, ti aiuta a partire. Tipo c'è come se fosse veramente un acceleratorino che dà una leggera spinta avanti per permetterti di partire più easy quando siete sulle salite. Oppure di solito si usa per spingerla la bici. Finendo il discorso di Out Off, raga, quando dico che i brand cui mi associo di solito sono sempre brand ricercati, anche in questo caso è un brand che si sta veramente sviluppando, sta crescendo. Oh puttana. Mi raccomando, raga, se dovete scegliere un occhiale in questo momento puntate su di loro, perché stanno rivoluzionando il mondo delle lenti in generale. E spero con questo piccolo racconto di avervi fatto capire che avete davanti delle persone, prima di tutto, si stanno sbattendo per fare qualcosa di innovativo e di più in un settore che effettivamente è fermo da tantissimi anni. Siamo quasi in cima, mi sa. Sì, io dove cazzo dovrei salire qui, bro? Ok, comune di Colle Brianza. Ah, ecco, cosa importantissima. Tutti i prodotti di cui vi ho parlato non dovrebbero essere ancora usciti quando vedete questo video, perché li stanno lanciando. Questo nel video è un grosso spoiler, è una grossa innovazione che però ci tenevo a farvi vedere, anche perché il mio riding al momento non intrattiene molto. Però ecco, in descrizione c'è il link del loro sito e della loro pagina Instagram. Seguiteli perché sicuramente li mettono tutte le novità. Dovete sapere che in questo caso la parte che mi fa più paura non è la salita, è assolutamente la discesa. Come vedete io sono assolutamente seduto. Cioè, ma guarda,
Porca cioè, ma io credo che questo trail qua, anche se sei in piedi, sei in difficoltà da in piedi. Palle non al potersi alzare in piedi. Cioè, è più un azzi far sta roba che alzarsi in piedi, secondo me. Ma mi ricordo che questa salita era veramente peso con la talaria. Sì, vabbè, ciao, va bene. No, ma vabbè, ma oggi non puoi salire di qua. Vieni qua, ma c'è una strada alternativa. Occio. Puttana, diciamo che questo è stato un rischio e troppo elevato. Tutta colpa di quel sasso di merda, il cui diranno tutti: Toto, ma devi stare molto attento, Io sono fatto così, non me ne frega un ugazzen. Beh, comunque ha retto benissimo, ho poggiato giù secca la gamba destra con tutto il peso del corpo. E raga, cioè non ho sentito niente, quindi è messa bene. Cerchiamo di evitare di farlo troppe volte. 12 seconds later. Non mollare, non mollare. Porca di quella puttana. Perché? Perché mi piace rischiare? Perché amo rischiare? È come il Crankworks, la stessa cosa. Cioè, sotto sotto non lo vuoi fare. Perché dici, cazzo, no, ma mega ansia, mega rischio, mega sbatta. Però sotto sotto lo vuoi fare. Io credo che sia nella mia indole essere così. Zecca le linee e vai. Vai, e vai, non smettere di pedalare. Non smettere. Ci sono, ce l'ho fatta, sono salito. Ma potrei scendere di qui. Ciao. Ciao. Non ho incontrato nessuno. L'unica persona che incontro cosa fa? Piscia davanti. E sapone. Devo mollarli un po' i freni. Devo mollarli. Qua free ride. Oh puttana. Dove cazzo vado di lì? Molla i freni giù. Fast as fuck boy. È un po' scivolosa. No, questo qua niente. Vai giù di là. Non ti vuoi ammazzare? No. Oh, ma questa qui è bella. Non cominciano le moto perché sennò. Ah, perché vengono sulle moto? Ti salutano anche. Va bene, ciao. Grazie mille. Va bene, grazie mille. So chi sono. Corre, corre. Batman. Sì, no, vabbè, ma finché non distruggono, sì, discese. C'è il capanno che sai che non si può. Che ecco. Con la doppietta. Sono così cattivi qua. Ci vediamo. Ciao. Per favore, non piangere. Però mi ha messo l'ansia, ha detto con la doppietta, la madonna, cazzo sono in giro con la pistola perché passi in bici, cioè passassi in moto. Mi sa che questa è la proprietà privata che diceva il tipo. E non passeremo di qua. Curva incazzata, con sassi. Ne andiamo sullo stesso. Il predestinato vince! Beh, paesini. Madonna, tutte aperte. Stanze completamente tutte aperte. Che ansia. Di qua? Eh sì, proprio, mamma mia. Ma dove cazzo sono andato? Cioè, cosa è partito. No. E qui l'out-off serve, vedete? Così, anche se c'è il buio, io non mi tolgo gli occhiali. Loro si sono schiariti e si va su nel chill. Dai, ma cos'è? Ah, per farvi capire la scivolosità di questa roccia, raga, guardate il davanti. Infatti metto fuori il piede, va. Tu da seduto, lo sto facendo, giusto per conoscenza. Oh, sasso gigante! Madonna, ma che paesaggio c'è? Madonna, raga, ma che... Puttana, che bello! Minchia, ma che figo! Madonna! Che figo! Col sole così io devo impennare. Ah dai, l'equilibrio ce l'abbiamo ancora. Ho seduto? Questa penna! Ragazzi, lo so perfettamente che questo video non c'è riding estremo, non c'è niente di super particolare. Ci tenevo a condividere con voi tutto il mio cammino, il mio percorso dall'infortunio a quando sono risalito in bici. Come ho fatto il video dell'incidente, della prima settimana dopo l'incidente con la settimana da invalido. Ci tenevo a mostrarvi anche la prima vera e propria risalita in bici. Alla fine il canale l'ho creato anche per quello. Ho creato il canale semplicemente per condividere quello che faccio. Questo fa parte della mia routine di adesso. Quindi grazie a tutti quelli che comunque supportano il canale scrivendo commenti, lasciando like. Lo apprezzo veramente un sacco, soprattutto in questo periodo che non posso andare in bici, non posso veramente liberare la mente come faccio di solito con il riding. Avere il vostro supporto anche in questi momenti è veramente fondamentale. Grazie ragazzi e ci vediamo un prossimo video, sperando che la prossima volta almeno mi posso alzare in piedi. Il medico dirà: alzati in piedi ma non saltare. Uguale, alzati in piedi, salta pure. Mi spiace, sono fatto così.